Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buonasera. Benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con Salvo 5.0 Channel, sono Salvo Mandarà. In questo momento mi trovo... Ah, scusate, la data prima di tutto. Oggi è ancora venerdì 6 dicembre 2013, siamo in diretta, sono le 18 e 28 minuti appena scoccate. Mi trovo in questo momento nella tangenziale di Milano, immerso in un traffico incredibile, praticamente si cammina a circa 3-4 km all'ora. Vabbè, pazienza. Allora, il motivo di questo mi scappa la diretta è il seguente. Oggi, durante la pausa pranzo, ho fatto un giro di consultazione con alcuni dei miei amici, e cioè Matteo Cerasuolo, Mahat, Francesco Amodeo e un nuovo amico per me, che è un amico già di lunga data di Matteo Cerasuolo, che si chiama Alessandro Bandinelli, che è una persona molto interessante. Io l'ho conosciuto da poco, ma già da quel poco che ho conosciuto ho visto che è una persona veramente in gamba, è un imprenditore, fa veramente tante cose, ha tanti progetti interessanti. Ma il motivo per cui stasera alle 22 faremo una puntata speciale su Salvo 5.0 è un motivo legato alla manifestazione che ci sarà lunedì 9 dicembre in giro per l'Italia. Riteniamo, appunto, dopo questo giro di consultazione con Francesco, Alessandro e Mahat, riteniamo che questa manifestazione del 9 dicembre, sebbene abbia da parte sicuramente almeno di una parte degli organizzatori abbia dei motivi assolutamente validi e onorevoli, ci sono alcune cose che ci preoccupano parecchio e non mi voglio riferire solamente, anzi, non mi voglio riferire per nulla al discorso che si parla di infiltrazioni di estrema destra fra gli organizzatori, Forza Nuova, eccetera. Diciamo, quello lì potrebbe essere un problema, beh, un problema diciamo secondaria, di secondaria importanza. Quello che invece ci fa più paura è il fatto che riteniamo estremamente probabile che questa manifestazione possa essere, sebbene sia nata con le più nobili intenzioni, cioè quelle di dimostrare di essere arrabbiati con chi ci sta opprimendo, con chi ci ha ridotto in schiavitù, rischia alla fine di fare proprio il gioco delle persone che si vogliono combattere. Questo è il nostro timore. E addirittura abbiamo paura, e sentirete Alessandro Bandinelli che ci dirà da che cosa nasce questa sua paura. La paura che abbiamo è quella che ci possano essere addirittura delle infiltrazioni, non solo dell'estrema destra, Forza Nuova, ma anche di parti deviate delle forze dell'ordine o dei servizi segreti, che possano volontariamente far nascere dei gravissimi disordini con conseguenze molto gravi a livello di incolumità fisica dei partecipanti alla manifestazione o anche di eventuali forze dell'ordine, diciamo non coinvolte con quelle, lasciatemi usare questo termine, deviate, diciamo, cioè con quelle che di proposito fanno nascere gli scontri. E tutto questo praticamente è probabile che succeda, anche perché se si fa una manifestazione in cui si blocca un paese, in cui si generano comunque delle tensioni fra i manifestanti e i cittadini, ecco, potrebbe succedere, diciamo, che nascano delle tensioni fra cittadini e cittadini, e soprattutto queste possono essere, diciamo, esacerbate nel momento in cui possono esserci appunto delle infiltrazioni da parte dei servizi segreti o da parte delle forze dell'ordine deviate, in modo da far scatenare veramente dei disordini gravissimi con conseguenze estremamente gravi e pericolose. E perché questo alla fine si ritorcerebbe contro chi aveva magari delle buone intenzioni quando ha pensato alla manifestazione? Ma perché dei gravi disordini potrebbero dare in mano al governo, ricordate il vecchio metodo Cossiga, magari Cossiga è scritto con la K, potrebbe dare potrebbe mettere in mano loro l'arma per dire: vedete? Questi sono dei delinquenti, questi sono dei criminali violenti, noi adesso siamo obbligati a reprimere con la maggior forza e con la maggior fermezza possibile questi disordini.
Ecco, ricordate per esempio il simpaticone Cruciani che disse dovete picchiare duro i Notav, ecco, aggiungendo poi quelli che tirano le pietre, anche se prima non l'aveva detto. Ecco, quindi manifestazioni del genere rischiano di fare male agli organizzatori e fare bene a chi vuole reprimerci. Se i disordini fossero poi con conseguenze molto gravi, con morti e feriti, capite bene che la repressione sarà durissima anche magari con leggi speciali e potrebbero quindi aumentare, continuare, magari anche sfruttando le forze dell'ordine sovranazionali, la famosa Eurogenfor, si potrebbe arrivare addirittura anche a delle leggi speciali, insomma, una repressione fortissima che andrebbe ad avere un impatto negativo su tutti coloro che partecipano alla manifestazione, su tutti i cittadini di buona volontà che magari avevano in mente delle idee buone, delle motivazioni sacrosante per questa manifestazione. Ecco, quindi nella diretta che faremo stasera alle 22 su Salvo 5.0 su YouTube parleremo di queste cose cercando di spiegare che nonostante ci siano dietro delle ottime motivazioni, magari sarebbe il caso di organizzare qualcosa di diverso, di sicuramente pacifico, senza avere impatti così negativi come noi temiamo, e magari dando degli strumenti anche legali che possano permettere di raggiungere obiettivi molto importanti nella lotta dei cittadini contro il sistema, contro i poteri forti. Perché poi, anche vedendo magari qualche video, sentendo, leggendo quello che dicono gli organizzatori, non è neanche certo che sia chiaro chi è il vero nemico. Ecco, questa è la cosa importante. Quindi noi cercheremo di illustrare questi punti. Io parlo al plurale perché in questa trasmissione saremo in quattro. Io farò come sempre solo da moderatore, sono quello che ne sa di meno, ma avremo, ripeto, Francesco Amodeo e Matteo Gerasuolo, che conoscete benissimo perché sono stati su Salvo 5.0 varie volte, e poi si aggiungerà un nuovo ospite per Salvo 5.0 che si chiama Alessandro Bandinelli, che però anche lui è una persona che, insomma, dalle chiacchierate che ci ho fatto in questi giorni sa veramente tante cose. Quindi vi aspettiamo, se vi interessa questo argomento, alle 22 oggi, stasera, esattamente fra 3 ore e mezzo, fra 3 ore e mezzo alle 22 su YouTube, Salvo 5.0, puntata speciale dedicata alla manifestazione del 9 dicembre e a cosa si può fare di diverso e di più organizzato, probabilmente, per cercare di scardinare il sistema senza rischiare di perdere la vita e senza rischiare di mettere a loro nelle mani un'arma ancora più potente per schiacciarci ancora meglio di quanto non stiano già facendo. Vabbè, questo è ovvio, caro Ariel, che ognuno è libero di fare le proprie scelte, ci mancherebbe altro. Noi parliamo, diciamo delle cose, diciamo le nostre opinioni, poi ovviamente la gente è libera di scegliere di fare in tutti i modi possibili e immaginabili. Da parte nostra non abbiamo nessuna intenzione di obbligare qualcuno a fare nulla. Questo vuol dire grazie per averlo detto, ma è ovvio e lapalissiano. Va bene, carissimi amici, allora per il momento è tutto, quindi per chi è interessato ci vediamo. Ciao Molobello e saluto tutti, ecco, sono contento di vedere che la chat funziona. Ciao Sonia, ciao Ariel, ciao Molobello, ciao Mattia Stoppa e ciao Silvia Cossu. Ciao a tutti voi che mi state seguendo. Ecco, magari facciamo un piccolo sondaggio. Ditemi quanti di voi sono interessati a questo argomento e quanti magari sono interessati quindi a partecipare alla diretta che ci sarà stasera alle 22 su Salvo 5.0 su YouTube. Ecco, avanti con i voti. Vediamo, siete 31 in questo momento collegati in diretta. Vediamo quanti votano e quanti si dichiarano interessati a questa trasmissione su questo tema. Uè, ragazzi, un plebiscito, 7 voti, 9 voti, 100% di interesse. Fantastico. 12 voti, ancora 100%. 17 voti, caspita, i voti arrivano a catinelle, 18. 18 è già più del 50% di quelli che sono collegati. Sono collegati in 33, 19 voti, tutti sì. 20. Basta, siete straordinari. Vi ringrazio, direi che è sufficiente. Allora,
visto che adesso ho la prova, siete interessati, allora carissimi amici, ci vediamo alle 22 su Salvo 5.0 su YouTube per parlare del tema che ho appena esposto. Grazie a tutti, un abbraccio e un bacio a tutti quanti. 22 Salvo 5.0. Grazie, ciao a tutti.